Buongiorno amici del giornale popolare.it, siamo a Grosseto, siamo in, come state vedendo, proprio adiacenti al fiume Ombrone. Perché siamo qui? Perché anche qui abbiamo scoperto qualcosa di veramente impressionante. Guardate le immagini. Siamo scesi, siamo sempre qui a Grosseto, siamo in, esattamente in via dei Barberi, siamo nel letto del fiume Ombrone e dove alle mie spalle, guardate cosa abbiamo, troviamo un vecchio edificio storico dove all'interno persone trovano un giaciglio, lasciando ovviamente tutto il degrado. E che degrado, guardate il lavoro. All'interno di questa struttura che è veramente proibitiva, noi ci domandiamo, ma dove arrivano tutti questi rifiuti? Eccoli, questa montagna di rifiuti, prima o poi, alla prima inondazione, arriverà all'Ombrone, al fiume, e poi di esso arriverà tranquillamente al nostro mare. Ripeto, posti veramente proibitivi, pieni di degrado, eppure sono visitati. Nessuno che controlla, nessuno che prende a cura il nostro territorio. Veramente proibitivo, veramente, guardate quanto rifiuto c'è qui, a portata di mano, tutto tranquillamente aperto. Impressionante. Guardate dove siamo andati ora. Ecco, proseguendo per questo sentiero troviamo altro rifiuto. Guardate, qui siamo sempre molto vicini al fiume. Ecco, qui vediamo accampamenti. Guardate il lavoro. E qua troviamo veramente il prosultra del rifiuto. Guardate quanto rifiuto c'è qui, pronto per partire alla prima piena di questo fiume. Guardate, è pieno zeppo di rifiuti, veramente pieno zeppo di rifiuti. Ecco, questo è il fiume Ombrone, come potete vedere già da qui possiamo notare un'enormità di rifiuti, biciclette, rifiuti domestico, plastica e quant'altro, qui già all'inizio. Ecco, siamo arrivati proprio in fondo, vedete qui, questo è l'Ombrone, un fiume importantissimo per la città di Grosseto. Siamo in compagnia di Mauro, sì. Nome di fantasia, ci ha guidato a questo punto, perché qui, guardate cosa c'è qui, ragazzi, una parete, ora girerò la telecamera, una parete completamente ricoperta di rifiuto. Cosa è successo? L'acqua ha eroso questo punto e portando alla vista rifiuti veramente importanti e datati. Guardate che importante bene. Ecco, guardate il lavoro. Questo sembra proprio materiale riconducibile a ecoballe, no? Ecoballe, pelle, qualche pelletteria. Esatto. E tutta questa parete qui è ricoperta di inerti, lastre di penso, ma sicuramente abbiamo visto anche delle lastre di catrame, tutto buttato qui, e ovviamente questa parete, come vedete, è franata, portando alla luce tutto il rifiuto che c'è qui. E una volta che il fiume si innalza, questo va a finire nell'acqua e questa roba va a finire a mare. Ecco, guardate il lavoro. È veramente tutto il materiale che c'è qui, guardate il lavoro, è impressionante. Siamo veramente senza parole, uno schiaffo veramente a mano aperta al nostro ambiente. Speriamo che di competenza si attivino, perché in questo punto, spero soltanto in questo punto, la situazione è veramente precaria e pericolosa. Lorenzo Mancineschi, Grosseto, per il giornale popolare.it.